Anche io comincio con dei ringraziamenti sentiti a tutto l'assessorato alla cultura, non solo Eleonori, dirigenti, staff e personale, oltre agli artisti, perché è stato davvero complicato mettere insieme tutto questo. Quindi c'è stata una grande volontà culturale, politica e istituzionale. Devo dire, lo dimostra anche questo teatro che è stato montato, che 9 anni di amministrazione, un teatro così bello non l'abbiamo avuto qua, quindi vuol dire che c'è davvero grande volontà. Bisogna anche avere coraggio, quindi io ovviamente non ripercorro le cose che ha detto Eleonora e quello che troverete davvero in un programma fittissimo, però io sono piuttosto deluso di come si sta affrontando il tema della cultura nel nostro paese. Eleonora l'ha detto per la parte iniziale, dove quando si programmavano le misure alla fine sembrava quasi come se la cultura fosse un intrattenimento e un espediente lobbistico nel nostro paese, ma anche adesso, consentitemelo di dire. Noi tra qualche giorno inauguriamo una stagione straordinaria del Teatro San Carlo all'aperto con Aida, Tosca e la nonna di Beethoven, una piazza che comunque all'impiedi può arrivare a oltre 200.000 persone. L'idea che noi possiamo mettere massimo 2.000 sedie significa un distanziamento di 20 metri. A me sembra un eccesso, perdonatemi. Io quando vedo che inizia a mancare il buon senso mi preoccupo. Tra 200.000 e 2.000 c'è la via di mezzo. E questo non va bene. Non va bene perché il nostro paese per ripartire ha bisogno di riscoprire l'ossigeno che solo la cultura sa dare. Perché nei momenti difficili ti devi inebriare in un libro, devi ascoltare la musica, una poesia, andare a teatro. Questo non può essere per 2.000 persone. E che non lo dice uno che è superficiale, noi teniamo molto alla cura sanitaria, l'abbiamo dimostrato in questi mesi. Basta attenersi alle regole. Tra l'altro le persone verranno comunque a sentire, quindi ci sarà sempre quello che poi dirà che c'è l'assembramento. Quindi io credo e mi auguro che ci sia più coraggio da parte di chi dispone di DPCM e ordinanze per consentire non solo agli artisti ma anche alle persone di riprendere a vivere attraverso l'ossigeno della cultura. E poi abbiamo fatto bene a scegliere gli spazi per la cultura per quest'estate a Napoli. Anche lì siamo stati un po' i primi ad osare sugli spazi, all'inizio molto ostacolati, adesso un po' alla volta sia la giustizia amministrativa ma soprattutto il governo ci cominciano a dare ragione, perché lo spazio all'aperto è anche lo spazio sanitariamente più sicuro, ormai lo dicono tutti. Se non stai all'aperto stai in casa, e se stai in casa è molto più facile che ti contamini. I 3 casi di oggi, per esempio positivi, che mi sono arrivati pochi minuti fa, dei dati che avremo ogni giorno, sono 3 persone che appartengono alla famiglia di quello che è positivo e che chiaramente stando in casa si sono infettati. Quindi i luoghi all'aperto sono i luoghi più sicuri. Quindi io mi auguro che questo a breve lo capiscano tutti, e la nostra città deve essere anche attrattiva per i turisti. Adesso mi fa piacere che tutti quanti rimpiangono i tempi antecedenti al 21 febbraio, quando devo dire c'era anche chi incominciava a pensare che troppa cultura e il turismo nella nostra città diventassero un problema. E con Eleonora quante volte abbiamo affrontato i temi della turistificazione, della gentrificazione, eccetera. Però è bello vedere adesso persone che io incontravo a gennaio perché contestavano alcune nostre misure e adesso incontrandoli per strada ci dicono che sbagliavano a fare delle critiche su come la città aveva puntato sulla cultura e sul turismo. L'economia di questi anni si è fondata su quello. Quindi io voglio lanciare un messaggio attraverso la stampa con tutte le cautele del caso. Io mi auguro che quante più persone possibili da ogni parte d'Italia e del mondo, compatibilmente con i vincoli che ci sono, scelgano Napoli e l'area metropolitana napoletana, perché abbiamo dimostrato di avere la cura della salute ma anche il coraggio della visione e dell'immaginazione. Noi non vogliamo sopravvivere, non saremo quelli che attenderemo il virus quando ritornerà, se ritornerà e come ritornerà. Lo sapremo solo vivendo, non sopravvivendo. E vivendo significa avere il coraggio di riempire gli spazi di questa città, accogliere i turisti che sceglieranno la nostra città e i napoletani che per scelta o perché costretti quest'anno a rimanere a Napoli possano trovare una città con 1000 sofferenze, con tante cose che non vanno, ma anche con la capacità di reagire come solo noi napoletani, città della resilienza, sappiamo fare. Quindi io sono, devo dire, orgoglioso di questo progetto e chiudo anche io. Perché devo dire, se c'è stata tanta fatica,
ci abbiamo messo tanto impegno non solo come comune, ma hai fatto bene a ricordare prima anche come città metropolitana, che lo voglio sempre ricordare, la legge del Rio non mette la cultura tra le funzioni della città metropolitana. Noi però che siamo, come dire, un po' anche, non voglio dire i geni del diritto, ma quelli che osano sempre più della norma, abbiamo ritenuto che la cultura è sviluppo. Siccome tra le materie della città metropolitana c'è lo sviluppo, io non riesco a immaginare uno sviluppo senza cultura. Quindi puoi fare la norma, ma la puoi anche interpretare. E poi effettivamente una collaborazione istituzionale importante con la Regione Campania. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto, che insieme dobbiamo ripartire anche come istituzioni, soprattutto sulla cultura. Quindi grazie davvero a tutti gli artisti, come sempre, tantissimi saranno napoletani e saranno campani, ma ce ne saranno anche altri di altre parti. Un bel programma che vivremo con quella gioia che caratterizza il nostro popolo, nella speranza che l'ossigeno culturale ci possa aiutare anche a prendere le migliori decisioni possibili per affrontare un autunno che sarà caratterizzato da una forte pandemia sociale ed economica. Quindi grazie e speriamo anche che tutto questo arrivi anche a chi non abita nella nostra città e forse grazie a questo programma possa scegliere ancora di più di farci l'onore di visitare Napoli di questi tempi, che troverà una città non ricurva e non impaurita. E consentitemelo di dire, dai contatti che ho avuto in questi giorni, anche alcune visite che ho fatto, compreso la mostra straordinaria dei lupi che abbiamo portato a Firenze, con tutte le lentezze che caratterizza l'Italia in questo momento, Napoli la sto vedendo un po' più rapida, quindi evidentemente il napoletano si sta riappropriando di questa fase importante della nostra vita. Grazie.